No, lui ovviamente lo fa automatico. Quindi noi continuiamo a fare finché non vediamo che funziona. Mannaggia. Sto guardando. No, il rec sta funzionando. Dropped frames dice 0, ma tutto grigia. O magari siamo noi che non vediamo. Aspetta, riguardo. No, secondo me è proprio... Dice: ciao Ciao! Giulia, ci vedi? Perché No, perché noi non ci noi non vediamo. ci stiamo vedendo. Proviamo a ricaricare la pagina. Dai, non possono esserci problemi tecnici adesso, No, perché il problema è che... ok? Fossero noi. Il problema più che altro era che tutto sembrava nella norma e non c'era Esatto, sì, ci l'immagine. vede, perfetto. Ok, no, allora eravamo noi che non ci vedevamo Non, non, sì. automaticamente. Bene, siamo a cavallo. Ok. Allora, come dice il titolo, la prima parte sarà il ritorno da Lucca Comics. Ti ha messo a fuoco Tu, tu, tu. Mi ha subito? messo Oh my fuoco god! subito perché... abbiamo passato il 1° di novembre, soprattutto sabato e domenica Esatto. successivi, a Lucca Comics and Games e sabato e domenica, come si sono viste sia sulle foto sulla pagina, sia sulla mia pagina, sia sulla pagina di Magic ufficiale Italiana. italiana, eravamo allo stand a fare i pirati e un po' i cretini, ma più che altro i pirati yar. I pirati cretini. I pirati un po' cretini. Quindi... Abbiamo anche. E, però, soprattutto il primo, ma anche gli altri giorni, abbiamo fatto anche un pochino di spesa, Un pochino. perché in realtà ci siamo anche contenuti, anche Sì, anche perché perché avevamo poco tempo. avevamo poco tempo e soprattutto a un certo punto finiscono le pareti di casa e la quantità, e anche la quantità di tappetini che puoi accumulare può Diventa finire. limitata. Sì. Inizierei con l'ultimo momento, Sì. saliente. In cui eravamo decisi, abbiamo detto vabbè dai, finiamo così in bellezza, andiamo nell'unico st nello stand che avevamo di fianco Esatto. e compriamo due buste particolari, una di Ixalan in giapponese e una di Aninget perché la bevano e quindi Adesso non te la con il metti a sommo fuoco. pa! No. No, mi nascondo, mi nascondo. Con il sommo Garfield, vabbè, fa lo Niente, non stesso. si. Come al solito. Nella busta con il sommo Garfield, ovviamente nulla di particolare da dichiarare Sì. perché, come sappiamo bene, Aninged è una edizione particolare e che finirà l'unset con Unstable. Esatto. Però abbiamo trovato una delle terre full art tra le più fiche esistenti. Che però, e abbiamo trovato la pianura. Sai, trovare Sì. l'isola sarebbe stata una botta di fortuna mai vista. Ma Buonasera Alter, ben esatto, ritrovato. ma ci accontentiamo della pianura, dai. Nella busta di Ixalan eravamo in macchina, stavamo Sì. guidando e abbiamo scoperto una cosa un po' particolare. La busta in giapponese non inizia con le comuni, ma è praticamente È completamente al girata contrario. e inizia con le token. La cosa Ok. che mi ha intristito è che inizia con le token e quindi effettivamente l'ordine è completamente opposto Sì, e fate con inizia le e quindi token c'è la e c'è rara la rara subito. subito davanti. Il giorno prima la dolcissima Martina che è passata da me mi ha regalato un'altra busta di sempre in giapponese e Ti sei perso praticamente soltanto la pedina vampiro in sì, esatto. giapponese. E mi aveva regalato questa busta in cui ho trovato una rara mitica, quindi una botta di Sì. fortuna, però era la rara mitica nera, che ora ovviamente non so dove L'avevi appoggiate. Qua, messa. No, qua, qua, qua. quella era la busta là. Sono Ah, due sono tutte e buste, due. sono tutte e Ok. due. La mitica nera, che
che dici, insomma, è bellina, però potevo avere una botta di fortuna, però è stata gentilissima, dolcissima e quindi No, no, la infatti. adoro, appunto, c'è poco da fare. Quella che abbiamo preso noi è iniziata con la foil, che ora facciamo vedere. Trovato Oster Sticker Foil in Giappo. giapponese. Ovviamente volevamo rigirare la macchina per andarla a fare firmare pure. Ma era un po' scomoda la questione perché, Non si insomma, vede che, non si vede quasi che è vediamo che è il foil. foil, vediamo, perché non c'è abbastanza luce, però vi lo assicuro, è foil. Perché ci sono rimasta un po' male, ho urlato come una Sì, scema, stavo cioè ero uscendo di strada tra un proprio. Ho urlato come una po'. È bellissimo. scema ed era davvero bellissima. Quindi questa è l'ultima cosa. Esatto. Che abbiamo preso e accumulato, Luca. Questa è stata la botta di culo finale. Sì, esatto, sì, veramente. Perché riflette troppo la luce per non essere foil. Ok, però comunque sì. È foil. E tra le altre cose tenere che abbiamo preso, perché comunque queste le abbiamo comprate, siamo passati dal nostro amato Steve Argyle. Abbiamo comprato un po' di token, ma due in particolare volevo farvi vedere, che sono il token pirata che abbiamo portato Ok. Come all'entrata come badge. badge in quei giorni, e poi questo token a cavaliere, che è stato un regalo della sua dolce metà Cat, perché l'ha trovato per terra, era stato pestato e un po' Sì. rovinato dietro, va davanti non si vede, allora me l'ha affidato dicendo lo affido a persone che ti prendono, tipo Sì. lo darò, lei avrà delle, sarai in Ce buone ne mani, prenderemo cioè ce ne prenderemo cura, e gli cura. facevamo le carezze perché è troppo carino e dietro si intravede che è stato proprio Sono pestato. bellissimi, dice sì. E Sono ce ne sono fantastici. altri, moltissimi altri che abbiamo, però li avevo Le lasciati lasciate a altri a casa. casa ed erano bellissimi, cioè tipo i due Wurm che sono Sì, ci sono carinissimi. i Wonder Worm Coil, Coil, certo, sono tutti stupendi. c'è la pedina per segnare i veleni. Aperi a gatto. C'è, sì, la pedina gatto, la Che è pedina puffosa e tottero, fluffosa, eccetera. e tra un po' ce ne abbiamo, li ho accumulati penso quasi tutti. Quindi gli ho detto, Steve, ci sarebbero da fare anche i dinosauri perché i draghi non sono abbastanza grassi. E quindi penso che Esatto. prenderà la palla al balzo e farà anche dei dinosauri obesi, bellissimi come al solito. Insomma, ci può stare. Se non sono un po' ciccioni, non sono belli. In realtà me la sono portata a spasso tipo da lunedì, ce l'ho nella borsa perché era Sì, troppo che tenera, poi non si piccolina. vede tanto perché c'è tanta luce. Adesso non so se magari qua ce n'è un po' di meno. No. Niente, comunque si intravede che ha il vessillo, Di diciamo, un è un polipo. polipo. Sì. Cioè Quindi che è in teoria tipo dovrebbe essere comunque. No, cioè non un polipo, un un calamaro. calamaro. Perché è lo Squid Knight. Quindi il calamaro, il cavaliere calamaro. Ciao Buonasera. Fage! Vederle però demolisce completamente il mio che cerca di alterare i token senza troppo successo. Ma questi non sono alter. Questi Ah, sono tra proprio l'altro, disegnati. alter deg che ha le alter. Questi sono proprio fatti da Sì, zero e hanno vero. dietro il logo del suo, cioè più o meno dell'Ascend Minion Project, che è il suo fan club. Mi nascondo. E quindi Ecco. tanto amore, Non no. si vede. Che comunque quelli Beh, grassi questa e cosa qua. rosa, cioè il panda e tutto il resto, è il Minion che è il suo simbolo. E quindi Ok, quello in centro è il Minion base, gli altri sono altri Minion e ecco. sono il suo simbolo. Sì, in alto c'è Minion Kalia, è molto sexy, Sì. Sì. con la parrucca. Poi sempre da Steve Perché quando si ama una persona si continua a tornare. Abbiamo abbiamo preso, questo non so se lo metterà mai a fuoco. Sì, l'ha messo a fuoco. e anche la firma. Ha la firma foil praticamente. È riuscito a fare un effetto Foil. foil sulla firma. E c'è anche la mia. Non la Dov'è? trovo la È qua tua. dentro. Perché io ho preso Ave, io ho preso il Ave. Mirran Disc Foil con la firma Foil, che è tipo la cosa più figa che io abbia mai visto. Quando li ha Buonasera. messi in vendita, perché prima gli avevo chiesto se li riuscivo a fare,
aveva detto no perché non riesce ancora a farli In al meglio fiera, in fiera esatto, perché è una non... roba è un po' troppo un lunga, è un casino. casino. Ho Però visto che anche Felix le fa le Rainbow, però lui riesce, ha detto, le prova a portare anche in fiera. Ecco, voglio sapere il prezzo del disco. 15 euro. Ma Questo questo firmato così. Poi foil, 15 euro, lo vabbè, faceva. lo faceva 15, l'abbiamo pagato 10, ma quella è un'altra Sì. storia. Perché Comunque, avendo accumulato cose, qualcosa ah, queste costava sono di quelle meno. del Montre. Però è quello da From the Vault, se non Sì, sbaglio. infatti mi Quindi sono dimenticato anche di portargliela. Perché... Comunque, queste sono tutte le carte che mi sono fatto firmare io, perché poi sono le anche le mie, ma le mie tue. sono a casa. E io Perché ho rimesso invece. nel Commander da il Goblin e le Token Goblin di Wayne Reynolds. Take my Sì. money. Io E invece mi mi sa che sono. minimo dovrò montare un mazzo dove giocarlo e ne venire a disco. Sì, quello lì costa, lo fa 15 con già la firma in un Questa shop. l'ha fatta a 15, poi non so Esatto. se quando la tecnica diventerà più semplice il prezzo si abbasserà o... però questa è tipo l'unica che ha fatto adesso, Io fatta invece così. mi sono preso sempre delle firme sbrillucce, la lancia rapida del monastero. Ok, si vede che ha la firma, però non è sempre, è tipo sbrillantinata. Cioè, sembra Sì. rubino. È bellissima. Aspetta che provo a toglierla dalla perfect size. Ovviamente le chiama le unicorn, Ok, così forse si vede meglio. unicorn blood Ok. signatures. Sì, questo è lo Unicorn Blood, che fa questo effetto sparkling, diciamo. Basta. Take my money e cose così. E poi l'ultimo pezzo forte, oltre a mi sono fatto perché cioè, lì a lui ordino ogni anno qualcosa, mi sono fatta fare Ghisa. Ghisa, un artist proof, dietro un artist proof mi sono fatta uno square, uno sketch di Ghisa che però non ho portato perché è già in quadro. Quindi E io mi sono fatto artworkare l'ultimo Deathrite Shaman con BB-8. Allora, le ultime due le allora, abbiamo prese già firmate perché l'effetto, cioè queste due. questa Queste due le abbiamo prese già firmate perché l'effetto particolare non lo può non fare in riesce a farlo fiera. in fiera, ma era riuscito a farlo a casa e quindi le ha portate in vendita. Mentre le altre carte le abbiamo portate noi, diciamo, vergini, tra E virgolette, e poi le lui ha abbiamo fatte firmate. firmare. Però quelle Unicorn non riesce a farle per ora, però riuscirà prima. Ha detto che sta Sì. lavorando sulla tecnica Cioè, perfetta. Jason Felix ha detto che lui le farà la prossima fiera. Ho visto su Facebook che Ma le guarda, porterà. si mettono, credo che si parlino tra loro perché sì, lo sketch l'ho messo su Instagram e sul mio Facebook personale ed è particolarmente ben riuscito, cioè davvero è stupendo. Poi altre chicche che abbiamo fatto firmare. Vabbè, c'è la Mixton, il masterpiece, che è sempre di Steve, se si mette a fuoco. Ok. E gli abbiamo fatto fare la Ah firma beh, dorata. si intravede qua sul mio telefono in modalità buzzurrissima. Ma non rende. Non rende, no, No. no, non Beh, al rende massimo lo proprio. condividiamo più tardi. Poi, ovviamente, all'inizio della live ho detto non possiamo tornare a casa non con abbastanza cose da appendere. E lui si è preso Esatto, la e io mi stampa sono della preso una lancia rapida. stampa. E abbastanza tappetini. Ovviamente anche quest'anno siamo tornati a casa con due tappetini. Uno sempre di Steve Argyle perché amandolo molto non Sì. potevamo che prendere qualcosa di loro. Esatto, sempre la
Sempre la Mixstone, Masterpiece. E l'altro, tieni, grazie. E l'altro abbiamo trovato Jasper Ising, che è stato gentilissimo, e quindi abbiamo preso anche il tappetino tipo della vita, che è quello con la La cricca. Cricca Vendilion promo Beige. judge. Ed è stupendo, cioè è una roba che userò parecchio. Con annesse firme degli autori sulla. Esatto, su. Dov'è qua? Questa qua. Non Quella si di Ising vede. è molto sobria, cioè guardatela, è molto molto sobria quella di Ising. Sì. Piccolina, sobria, bella. E poi mi ho incontrato anche, cioè in realtà più di sfuggita degli anni scorsi, Karl Kopinski, e quindi il mio Idris ha ricevuto la sua signature, perché Sì. poverino, altrimenti era molto triste. E quindi adesso è fa il firmato, è stupendo. E poi Poi basta, di penso. sì, di Un po' Async di cose si sono nuove. fatti firmare la Player Award Nameless Inversion poi non mi ricordo cose foil Arabo Sì, arabo, arabo piccolo e sì. arabo grosso. E poi hai preso le token da Jason Engel. Esatto. Oh, quante sono? Passerò la live a spammarvi la faccina. Allora, queste qua. Allora, Jason Engel, considerato che ha fatto anche cose comunque giocate in T2, ci siamo fatti firmare il set completo dei Kenra, quelli che si giocano in mono red. Comunque, comprese Le le pedine, token da Eterni. perché intanto che ci sei, fa le Esatto. cose fatte bene. Poi il set sempre completo dello sciacallo dei rottami, che era tutto in oro, tra l'altro. Sì. Poi che altre cose? Vabbè, poi c'era questa qua che era una promo che davano quella del Game Day di M15, che era sua, se si mette si mettesse a No, fuoco. non vuole. Adesso non vuole più. Ok, questo qua, sempre dorata. E poi lui vendeva anche delle token sempre fatte da lui, che però sono un po' più realistiche, cioè un po' meno cartunesche, buffe di quelle di Steve Argyle. E cioè, per esempio, guardate lo Però scoiattolo, sì, cioè, ha cioè. fatto la pedina scoiattolo, che è bellissima. Eccolo. Tipo, sono uno scoiattolo, sono figo, non posso far Lo altro che scoiattolo essere epico, figo. Epic Squirrel. E poi energia, servo e tottero perché sono li gioca Sì. ancora e quindi. Si giocano. Non si fuoca. Non si Va fuoca. bene. Vabbè, altrimenti mi viene la mangela. Cos'è che ti viene? Mi dà fastidio la mano. Ok. Non avevo mai sentito questo termine, nonostante sia del nostro dialetto. E poi l'ultimo, ma non ultimo. Reynolds. Che in realtà è molto 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 è stato Sì, molto carino e ci molto avevano detto che gentile. era un po' così, ma in realtà mi sono fatto firmare tre copie di acciaio temprato solo perché è Era uno dei tipo. primi mazzi con cui ho fatto dei Sì. risultati in standard. Se però non mette a fuoco, non mette a Perché fuoco. il Ecco, tempered Tempered steel. Steel era ignoranza pura ed era Sì. Me l'hai fatto provare una fortissimo. volta ed era la roba tipo più ficca in quel momento che si faceva. Uh! Ciao, ciuccia caramelle. Non ha importanza, Grazie. l'importante è che si balli. Poi, Occhi di pece, perché è fantastica come carta ed è bellissima lei. Ecco. Sì. Poi bella la firma. Poi aveva fatto alcune carte con art nuova nel Joyra versus Lovisa? Lovisa. Che poi era Mind vs Might. Sì. Poi mi sono fatto firmare anche questa qua solo perché è foil. Io lo gioco tuttora. Ecco questa qua che è bellissima, foil questa cosa. Tutto elementale
che si sembrava che venisse giocato al tempo, in realtà no, però è bello. Poi Tariel, Commander, Commander, Commanderone, Commander. Hello, Hello, No, niente, ecco, via. ce l'ha fatta. Tariel, censore di anime, di cui purtroppo in Modern, ma in alcuni Modern l'avevo visto Tempered giocare Steel, Tempered Steel. Non ancora? so se era una variante di Affinity o qualcosa del Ma genere. dove sono loro Cosa? firmate nostre? Sono già nel Ah, mazzo. ok. E una andrà sostituita. Ok. Poi un Terminate, che è l'unico che sono riuscito a trovare. No, e Suo, sicuramente non è diciamo. l'unico che abbiamo, Esatto. ma... Poi la mia preferita in assoluto, che quando l'avevano spoilerata io ero andato giù di testa. Dai, dai, che è lo Goblin Sharpshooter nuovo, e io avevo visto l'arte e ho detto, vabbè, cioè, bellissima. Infatti È un genio. gliel'ho detto anche a lui che... Ymir, Tempered Steel, sì. E Mena, poi, mena. l'ultima chicca, che è un Dreadbore Foil, che anche questo, se me lo metti a fuoco, mi fa un piacere, bene. E Dreadbore Foil, che anche a lui è piaciuta, perché quando gliel'ho fatta firmare l'ha fatta vedere a non so chi era quello di quella Se di ha la fianco, sua forse era gente la o sua sua moglie gente, o esatto, che gli ha qualcosa. detto: ah, questo qua, tipo, questo qua è una delle mie preferite. Sì, è che è davvero, davvero bella. No, no, è stato molto gentile. Poi forse abbiamo beccato anche comunque in un momento tranquillo, perché non c'era nessuno, stava facendo uno sketch di Pathfinder, perché lui ha Era lo fatto stand di Pathfinder in particolare in quel momento. quella in mezzo. È una lettera. Penso di sì. Cioè, dovrebbe essere. Allora, lui è Wayne Reynolds. Wayne, una R. Questa è la R. Non so se rappresenta qualcosa Comunque, o comunque sarà un suo simbolo, ormai, diciamo. cioè, penso che quella firma sia tipo da 10 anni che Sì, la usa, comunque si quindi. E vede sempre. quindi questo, cioè, Queste erano erano le... le cose di Luca, cioè di quello che abbiamo accumulato. Sì, oltre a bustine e E basta. basta. Sì, E abbiamo... anche come esperienza è stata molto bella, in Sì, ci realtà. siamo Cioè, siamo tornati divertiti. a casa anche con nuovi amici. E Esatto, questo. abbiamo rivisto Molto certe bello. persone, abbiamo visto alcuni di voi, alcuni Cioè, perché fan poi che sono venuti quando Luca è bella a perché, salutarci. cioè, la mia esperienza è sempre bellissima perché tutti gli anni torno, vedo di solito due persone più due, in parte quattro persone in particolare, vado là per vedere che sono Steve Argyle e sua moglie, e Lucy, che è la loro interprete, e Francesco, il bodyguard, Esatto. super, che è l'Argyle team. E praticamente è come tornare e dire: ah, è da un po' che non ci vediamo, siamo cugini, parenti, Sì, siamo una è... famiglia, è da un po' che non ci vediamo, ci ritroviamo lì. E quindi tipo sollevamenti, baci, abbracci. Ah, ma qui Quest'anno c'era. diciamo, anche sia conosciuto nuova gente, che un po' stretto un po' di più i I legami, rapporti con sì, poi il gruppo comunque cosplay di i... Magic, Esatto. ci siamo riabbracciati forte forte, Poi abbiamo conosciuto i ragazzi che hanno fatto i tutti con pirati insieme a noi, noi, abbiamo avuto momenti di vari già... condivisione con Giulia della Wizard e con i ragazzi Esatto. di Orgoglio Nerd, in Esatto. particolare con Con Mattia, un Mattia. costume da dinosauro, quanto ho Gli visto, piaceva tantissimo, bellissimo. cioè era proprio contento quando gliel'hanno Felice, messo. felicissima, una Sì, cosa sì. che è conosciuto, riconosciuto, visto finalmente di persona alcuni di un gruppo di judge, Esatto. bravissimi. Ecco, perfetto. Benissimo. Va bene. Vabbè, succede, ci sta.
Ci sta, ci sta. Beh, ricordo solo che la mail di un mio caro amico è tipo muore Gigi Eh D'Alessio, sì, quindi esatto. o è morto Gigi D'Alessio, quindi tranquilli, Ecco, non guarda, già commentato. tranquilli, non è, cioè, possiamo non stupirci di nulla. Ma non ci stupiamo. Che No, cosa? non ci E facciamo quindi problemi. è stato molto bello. Può darsi, può capitare, sarebbe, speriamo, che questa esperienza di Lucca, dal punto di vista di essere legati allo stand, non sia l'ultima esperienza, ma sia Esatto. la prima di molte altre. Speriamo. Speriamo di sì. E adesso però passiamo alle cose un po' più importanti, perché insomma di noi che ce la tiriamo, che siamo Esatto, andati a perché siamo Lucca andati a Lucca e ci Comics, siamo fatti firmare 1000 carte. penso che vi siate abbastanza rotti le scatole. Quindi Quindi. andiamo al nuovo From the Vault, perché al ritorno da un'altra dei momenti ridicoli è stato al ritorno del primo giorno di Lucca, dove il Sì. nostro negoziante di fiducia mi chiama: come è andata la giornata? Tutto bene? Avete bla bla bla. Ma spoiler, cose, vi avete scoperto qualcosa? Io No. no, non è successo niente, non abbiamo detto niente. Metto giù il telefono, apro Twitter e la Magali Villeneuve mi spara l'art dell'Unmasked. Esatto, della capocaccia. Sì, Della della capocaccia in questo capocaccia. E caso. quindi tipo ridicolo, mi mando, è uscita Sì. l'art, sono uscite 3 carte. E le prime 3 carte erano 3 carte che avevamo ipotizzato, perché il capocaccia, come primo esempio di carta di questo tipo che cambia completamente il panorama, Distruzione. Liliana del Allargo un Velo, po' la cosa. perché era uno dei vari planeswalker che poteva essere proposto, ma che non Non incideva. Liliana del velo. Cioè, scusa, Liliana Eretica Eretica Healer. Lirla. Sì. Devo guardare Liliana del Velo per giorni e giorni, succede anche questo. Eretica Healer, che era tra i 5 planeswalker di Origins, quello che magari era bello, giocabile, ma non incideva Ma esatto, tantissimo. e non era da money grabber Esatto. come Jace. E poi il Delver of Secrets, che quella è stata art nuova spettacolare, ed è stata la scelta che, cioè, alla fine, se non gli mettevi il Delver, che cavolo lo facevi a fare Esatto, sto un From the cioè sto From Vault the Vault? sui Transformer. Anche perché comunque è una comune, ma è una comune che viene giocata Sì. tantissimo, e quindi ovvio. E poi, esatto, alla Esatto. fine, che era una delle ipotesi che Cioè, avevamo avevamo messo sul l'ipotesi tavolo, diciamo. me e l'ipotesi sogniamo ad occhi aperti. Allora hanno preso l'ipotesi Sì. sogniamo ad occhi aperti, inserendo tutti e 5 i planeswalker di Origins, più Garruk, più vediamo Adesso Bestonnier. vediamo, andiamo avanti. Allora, la prima è l'Huntmaster, che è stata ristampata con un'art nuova affidata ovviamente a Magali Villeneuve, perché quando devi fare qualcosa di figo, adesso lo dai Adesso a lo danno lei. a lei, Anche esatto. perché guardala, non è stupido, il lupo è bellissimo. E al dietro rende l'idea come un totale cambio di luce, un totale cambio di forza. I guardiani potranno anche essere stati separati, ma vivono ancora nel cuore di chi ha creato questo fortevo. Esatto, mi sembra Tra ottimo. l'altro, cosa che ho notato prima mentre stavo mettendo le immagini qua. È che da questo, guardate il simbolo dell'edizione, di qua c'è il lato sinistro che è quello colorato di arancione, mentre dall'altro lato C'è il è lato destro. l'opposto proprio anche il simbolo. Infatti non ci avevo fatto caso, adesso è una cosa abbastanza carina che hanno deciso di fare. Poi, andando oltre, abbiamo già Garruk, chiamato Garruk, anche lui che con Garruk ha una nuova nuova art. Mi piace molto la parte dietro art. tra le Ah, sì, due. che è il classico, cioè nel senso con l'elmo, Sì, è il ma classico. questo dà molto l'idea del Garruk primo, Sì, mono sì. verde, forte, ascia, boh, io spacco. È un Esatto. po' Hulk. La seconda parte invece, cioè quello che è nero, rende molto l'idea dell'essere maledetto dal Sì. velo, perché come per Liliana non ha però dei disegni Regolari. regolari, ma è come se ci fosse qualcosa che gli va sotto Sì, pelle, come che no, lo se sta le consumando. vene fossero, che invece del sangue ci sia questa energia Sì. un
oscura. E rende davvero l'idea. Forse è un po' troppo bello tutto attorno, Sì. dovrebbero renderlo un po' più No, scuro, però ci ma sta ci perché sta. è lo stesso ambiente che c'è dietro qua. Esatto, È Garruk spacca proprio. al posto di Ulka, più o meno. Esatto. Se avete visto Thor Ragnarok, più o meno Sì, sempre siamo. Stasha c'è. Esatto. Poi quello dopo è il Delver, Il come Delver con l'arte avevamo degli già Ataido, detto. che è stupenda sia da questa parte che dall'altra. In Garusoel viene. Ah, è vero, è vero. Sì. Che si pensava che fosse Embrakul, se non mi ricordo male. Dopo che è uscito Luna Spettrale, si Sì. pensava che in realtà Garruk, no, quella lì non fosse Maledizione del Velo, ma fosse tipo l'influenza di Embrakul, Sì, e che ma c'è, quindi scusa, ma c'è scritto. quell'immagine non fosse diciamo, situata nel temporalmente alla in Innistrad vecchia, ma in Innistrad nuova. Vabbè, Ok, però ma quella è teorie, teorie. Garo sta diventando il fratellino squilibrato di in Omnixilis. realtà è ancora più squilibrato di Omnixilis, perché Omnixilis vuole conquistare, lui vuole distruggere Vuole e uccidere i uccidere i Planeswalker. Planeswalker. Quindi, cioè, è anche peggio. Ok, e il retro è questo. Il retro è davvero interessante perché comunque ha la testa che sembra tipo scheletro molto Sì. umana. Sì. Beh, che in realtà anche in quello originale Sì, ha la testa umana. però qua ha un non so che di più Sì, è un inquietante. po' più Si vede che brutto. dopo avergli affidato gli dèi nella versione Invocation, Ah, si sì. è ispirato alle cose più inquietanti, si è abituato a fare cose inquietanti. Esatto, quello squilibrato, infatti. Sì. Poi, queste erano le tre che hanno ricevuto l'art, sei Esatto. art alternative alla fine della fiera. Quindi, Le poi altre andando mantengono la avanti, stessa arte, quindi abbiamo esatto, Gideon, Kiteon, Kiteon, Kiteon Yora, esatto, e la con... versione è poi Planeswalker Gideon, che sono quelli di Origins. Poi c'è Jace Jace, Vryn's Prodigy, quindi che solo avete lui vale il From the il Vault, From the Vault, più o meno, praticamente. sì. E dietro Telepath Unbound, Scusa, scusa, scusa. No, Telepath Unbound, telepate state liberato liberato dai dai vincoli. vincoli. Tra le traduzioni più brutte al mio orecchio, perché è troppo Sì, è lunga, lunghissima. troppo lunga. E poi notiamo che ristampando questi Planeswalker in questo modo hanno la dicitura nuova, che Quindi, sono Legendary. leggendari. Quanto costa il From the Vault? Allora, il From the Vault come prezzo standard si aggira attorno ai 40 euro Allora, cioè, il circa. prezzo consigliato è 40 dollari. Poi, come ogni prodotto con un prezzo consigliato dalla Wizards, il valore sul mercato varia in base a quanto è richiesto e di conseguenza a volte al contenuto dello stesso. Allora, noi siamo riusciti a preordinarlo 2 settimane fa, 3 settimane fa, tramite il nostro negozio a 40 euro. Ieri sono andato a vedere su MKM. Già il prezzo minore su MKM è 50. E probabilmente tenderà a salire. Che penso sia il primo From the Vault che potrebbe salire di prezzo Sì. degli ultimi 5-6 anni, perché gli ultimi non sono stati un granché come valore. Mentre qua dentro, essendoci Delver, Essendoci essendoci Jace. Jace, essendoci anche a una barra altre due carte che vedremo dopo, comunque all'interno c'è un po' più di valore sicuramente che nel lore, che c'era soltanto la terra che diventava Marit Lage alla fin fine. Rispetto poi le altre cose erano fighe, le nuove art, tutto bello, però non erano grandissime carte. Qua dentro invece hanno deciso di metterci un po' più di valore anche monetario. Quindi, secondo me, se uno è interessato, conviene prenderli adesso che Sì. stanno sui 50 euro, che almeno si è sicuri di non pagarli troppo. Anche Noi perché di solito, comunque, considerato che adesso
li sto collezionando. Li prendiamo in prevendita. Li prendiamo sempre in prevendita, a prescindere che sappiamo che li paghiamo il prezzo consigliato e non scendono mai, anche se c'è dentro dello schifo sotto il prezzo consigliato, di solito al massimo invece che 40 quelli brutti li trovi poi a 30 euro, per 10 euro diciamo non ci facciamo un problema. E poi il più è però è trovare quelli vecchi, perché io ho trovato il Relix a poco, a 35. Infatti l'ho visto in un gruppo di compravendita di Magic, cioè l'ho fermato subito, ho detto ti pago adesso. E poi infatti quello lì è stato un bel colpo. Poi pian piano vedrò di recuperare anche gli altri, perché alcuni sono sia difficili da trovare e di conseguenza costosi. Tipo il primo, il Draghi, non si trova. Qual è il sottotitolo? È Found the Vault Transform. Perché ci sono deciso di mettere solo carte che si trasformano. Hanno fatto la scelta di inserire più tipologie possibili, quindi sono andati alla ricerca. L'unica che manca, mi sa, che è l'artefatto che diventa, cioè scusa, la terra che diventa demone, che è la zia. Ah, esatto, sì. Non... Per il resto hanno scelto di inserire creature che diventano planeswalker, planeswalker che si girano, creature che si girano e cambiano un po'. Artefatti che diventano demone e incantesimi che diventano terra. Mm-hmm. Quindi hanno cercato di coprire quasi tutte le trasformazioni che sono state proposte in varie edizioni. Andiamo avanti. Vabbè, qua sono sempre gli altri Planeswalker di Origins. L'unica cosa che non abbiamo capito quale sarà è che ci sarà una token, ma non sappiamo ancora quale. Esatto, hanno detto che c'era una l'ipotesi pedina. Più grande è che sia un lupo 2-2 verde, perché 3 cose su 15 mm-hmm. fanno, in realtà 3 cose su 5 che fanno token sono lupi, quindi esatto. Insomma, qua c'è Chanda, il fuoco di Kaladesh, Chanda la Ring Flame, Nissa la Veggente e Nissa l'Animista. Oppure fanno Ashaya, effettivamente. Allora, questa è l'altra ipotesi che avevamo dato. L'ipotesi che avevamo dato, perché è effettivamente una carta che vale, nel senso, per essere, è stata stampata solo in Innistrad, è abbastanza forte, non si gioca da nessuna parte competitivo, ma stava sui 10 dollari l'una. Perché comunque in un commander, in un mazzo vampiro, questo è veramente forte. Ah, il suo perché. Che comunque un 3-3 volare costo 4, tappandolo fai un 2-2 vampiro con volare, e se controlli 5 più vampiri lo trasformi pagando 1. E per trasformato diventa un 5-5 volare, che dà più 2-2 agli altri vampiri, e tappandolo fa sempre un 2-2 vampiro con volare, che è un 4-4. Quindi non è, in realtà non è davvero molto forte, soprattutto in questo momento in cui stanno puntando ancora su nuovi vampiri. Hanno appena stampato Edgar Markov come comandante per inserire vampiri. Un vampiro qui potrebbe essere anche una cosa di dire, cioè ho il commander figo, metto un'altra carta bella foil, e una scelta anche interessante, perché comunque forse era tra i migliori vampiri da ristampare, esatto, della vecchia Innistrad. Esatto, una carta che serviva una ristampa. No, dai, insomma. Cose... Ma no, secondo me in multiplayer è molto più gestibile che in 1v1. Anche perché ci sono altri che possono limitare le minacce insieme a te. Esatto. Poi... Qui abbiamo parlato dell'artefatto che si trasforma in demone, quindi ricordiamo l'artefatto mitico di, se non ricordo male, era Ascesa Oscura. Dark Ascension, esatto. Di Ascesa Oscura, che era un artefatto che lui non mi permetteva mai di inserire in mazzi, perché diceva che non rendeva abbastanza, e ancora adesso continui sulla stessa. Sì. Però poi adesso lo metto insieme alle Vinyl. Va bene. Ed è un... cioè, insomma... una cosina, lo equipi, ti dà +1/+0, fa danno e... quando fa danno... diventa questo.
ed è un 13-13 che vola a intimidire, a travolgere, e quando un altro giocatore, sì, perde la partita, metti 13 segnalini su di lui, cioè in commander è una cosa spettacolare. In multiplayer non si banna quasi niente, infatti. Quindi secondo me questo rende. Poi, e questa è una trasformazione artefatto, sì, creatura. Artefatto, cioè, creatura. Poi abbiamo creatura, un'altra creatura, sì, creatura. Diciamo che cambia colore. Però in questo caso abbiamo una creatura che oltre a cambiare colore era una creatura importante a livello anche di trama. Cioè fa proprio un passaggio di trama. Sì, di sì, stato. Sì. Quindi dalla nostra arcangela di Avastin diventa Avastin la purificatrice, se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere. E quindi cambia, è una creatura ma che cambia colore. Mm. Che c'era il cataro in Innistrad, però insomma Avastin è un po' più, sì, è un po' più del cataro. Carino, un po' più importante. Sì. Poi Anfal hanno messo, esatto, tra le ipotesi che noi non avevamo pensato perché ha detto è troppo, no, era troppo recente, e Gisella e Bruna, in modo tale da poter formare Brisella. Esatto. Quando dico quel nome mi viene in mente sempre un piatto tipico, qualcosa, sì, una Brisella, sì, sì, così, sì, una pasta. Una pasta, qualcosa da mangiare. Però invece è Brisella, e però è interessante, voglio vedere le foil perché secondo me è una figata assurda. Avastin ha tutte le versioni in Thunderbolt, sì, perché c'è in Thunderbolt Angel. Manca quella di M15 e che tutti si dimenticano che esiste. Chissà perché. Sì, la versione che di M15. Non mi ricordo neanche come si chiamava. Non c'era anche Angelo Custode? Sì, è quella forse. Okay. Cameriere, una Brisella ma senza troppi tentacoli. È una cosa così, cioè mi viene in mente qualcosa da un mangiare. Piatto di Briselle al forno, grazie. Sì, ma senza troppi tentacoli. Senza tentacoli. Con meno arti, grazie, okay. li vedo un po' troppo. E questa chiaramente una Brisella. Eh sì, esatto, è sì, quello, non so che. Ti tiro una Brisella, no, in faccia, che miseria. Dopo Brisella passiamo. Eh no, questa qua l'hanno messa con meno roba fungosa aliena. Anche? E questo qua in realtà allora ci sta da From the Vault una cosa del genere, perché è la prima volta che hanno provato a fare questa trasformazione combinata. Sì, ed è anche quella con la ed era l'unica che poteva stampare, migliore. Esatto, perché comunque sono due personaggi importanti per la storia che diventano cioè che è comunque un momento importante perché, sì, perdi due personaggi che per diventano M1. Questa cosa, l'angelo e il Drazi. Poi c'è Arlin Cord, che è la cosa che secondo me potevano evitare. Sì. Una delle due cose che potevano evitare. La seconda è, penso, subito dopo. Arlin, secondo me, col fatto che avevano già messo Garruk, avrebbero potuto diventare un, esatto, planeswalker. Però comunque è già un planeswalker che diventa un planeswalker. È un planeswalker che diventa un planeswalker, è una donna che diventa un lupo. E quindi, sì, avevano già inserito due cose. Tra l'altro, simili. Esatto, sempre verde rossa. Secondo me potevano mettere o un'altra trasformazione, tipo, anche se sono personaggi importanti per la storia, che diventano personaggi importanti per la storia. Basta far scrivere le carte a Geralt, non può cucire anche le carte. Sì. Comunque potevano mettere, anche se non era super, cioè no, in realtà ha la stessa valenza, ora che ci penso, di Arlin Cord, il bambino incubo che diventa la stregoneria che macini, sì, 13. Se oppure proprio, che è una stregoneria che diventa una oppure creatura. La strega.
la strega che diventa. Ma quella era una non comune, quella là, il bambino blu è una miti, era una rara mitica. Sì, avrebbero potuto. Almeno sì. potevano fare una cosa che poi Foil sarebbe anche fighissimo perché è tutto uno spettro. Sì, sì, quindi sì. Ci sta. Secondo me potevano, invece di Arlin Cord, potevano mettere quella o comunque far vedere un altro tipo di trasformazione nelle carte che comunque ci sono, nel senso non, chiaramente il pool di carte a cui potevano attingere era limitato ma in questi anni, cioè nelle, in realtà nelle due edizioni che hanno messo, nei due blocchi che hanno messo le trasformazioni, però è carina, se no probabilmente non sarebbe stata stampata. Cioè non la vedremo mai più Arlin. Sì, la cosa, cioè in realtà Arlin è stato uno dei miei personaggi preferiti quando lo cioè era perché era un mannaro, nascondeva il suo essere in mannaro, era entrato nella chiesa di Avacyn e nascondeva quello che era perché quello che era per lei era qualcosa di brutto. Quindi è praticamente una storia di tutte quelle persone che possono nascondere, nascondono parte di sé perché non, sanno che non verranno accettate, ma poi trovano il loro posto nel mondo. Avevano creato un personaggio bellissimo che era, con la licantropia poteva anche mostrare o usare la licantropia come metafora di tantissime cose. L'hanno creata, l'hanno resa fichissima perché, cioè, parliamone, è una gragnocca. E poi l'hanno lasciata lì, cioè nessuna scena in cui guida un gruppo di mannari, nessuna scena dove lei si accorda con il capo effettivo di sì, mannari, esatto. Perché magari dici lei era arrivata dopo, ha avuto un periodo con la chiesa, quindi non era un periodo felice per i mannari, ma l'hanno lasciata da parte e secondo me è stato molto grave dal punto di vista, perché era un buon personaggio. Il primo planeswalker mannaro e in un piano dove i mannari non sono proprio i cioè le persone sì. più ben volute, e avrebbe, non si sa come dove è andata, cosa ha trovato, cosa ha visto, perché riesce a controllare la licantropia mentre insomma i mannari di Innistrad no. Sento più inutile fare tutti i 5 planeswalker di oggi, sono bellissimi, ma 5 ma 15 richiamano comunque i guardiani, richiamano comunque la scelta di averli stampati tutti e 5 rendeva possibile stampare Jace, invece magari ne sceglievano solo esatto. uno e non sceglievano Jace. Cioè così erano giustificati dal... Abbiamo dovuto stampare Jace perché abbiamo deciso di metterli tutti e 5. Altrimenti quindi sembrava proprio che smetterci o solo Jace o non Jace. O non sceglierlo appositamente potrebbe essere stato visto insomma in malo modo. E poi l'ultima penso carta che manca, che è la delusione di Ludendo, è questa. Anche perché io non dico, cioè quando hanno che pensato è di Ixalan. Quando hanno pensato a From the Vault non hanno pensato a From the Vault in previsione di cosa verrà giocato, esatto. Quindi avrebbero potuto, cioè secondo me l'hanno scelta perché esteticamente è molto più vicina alle altre, ricorda un pochino, togliendo i 5 planeswalker, un pochino Innistrad con i vampiri, però avresti potuto stampare, cioè dico non a scanta perché non lo so, non ti piaceva, ma Legion's Landing, sì. Qualcos'altro, cioè questa è brutta. Itlimok, la culla, la nuova sì, culla di Gea, se proprio volevi fare una è, cosa. Per ora è brutta. Basta, non è neanche, cioè ok ci sta che sarà comunque fuori. Mi piace l'ipotesi di Kamigawa dove lei va su Kamigawa e l'antropi l'hanno sì ho letto quello, sì, anche io spero di rivedere Arlin, spero di rivederla perché adesso hanno deciso che faranno vedere più personaggi e non solo i guardiani, esatto. Quindi magari torna nel club della Lord di Tamriel, potrebbe ci starci sta. Dopo dici, vabbè, cioè ci può anche stare, il retro secondo me troverà gioco prima o poi, però è debole perché comunque lo devi tappare per sacrificare una creatura e guadagnare vita. Cioè c'erano creature che ti facevano sacrificare e guadagnare vita senza tappare, sì. Porca vacca, la porta. Quindi esatto. È un po' deludente. È un po' sì, l'hanno poteva, cioè nel senso se proprio volevano mettere, far vedere la nuova trasformazione di Ixalan potevano scegliere, non dico qualsiasi altra carta che si trasforma di Ixalan, ma quasi
Devono mettere Azcanta se volevano fare cose fatte bene, la culla nuova più o meno allo stesso livello, di livello, potevano mettere Legion's Landing, potevano mettere tutto, in realtà tutte le Sì, altre davvero. nel senso, Un artefatto, no, la l'artefatto, bussola. dici, l'artefatto l'abbiamo già messo da una parte, vogliamo mettere un incantesimo, non questo, Sì. questo no, no, dai, no. Devi mettere Azcanto la culla. Basta, no? E non si sarebbe lamentato nessuno, anche se era una carta nuova di Ixalan. Oppure riprendevano la vecchia prassi, ossia mettere nel fondo vault una carta in anteprima della nuova edizione. Allora ci mettevi dentro una carta di rivali di Bella o Ixalan, brutta non era non aveva indipendente, importanza esatto, perché non lo perché tu non puoi sapevi. sapere se era buono, se è fatto o no, ed eri sicuro di fare una colla, bussola. Comunque sì, sembra proprio la carta dei grissini. È Sì, bellissima. è bellissimissima. E quindi questo è il Front Vault che effettivamente è un prodotto che secondo me è riuscito anche O la perché mulet, esatto, potevano mettere sì, l'amuletto, cioè potevano in realtà mettere avrebbero potuto mettere anche il anche il pugnale. pugnale che diventa la terra con Anche il per tre pugnale mana. avrebbero potuto metterlo perché comunque, cioè aveva quel non so che in più girato che faceva qualcosa di interessante. Questo è vero, aggiungi un mana nero. Tipo io in Commander questo potrei anche giocarlo girato perché Sì. sacrifico un ciccione gigante che mi può servire. Più morto che vivo, vedi i demoni che Il gioco. problema è che devi arrivare a 5 vite per girarla, È questa quello, cioè qua. è da panico, non lo gioco neanche in Commander. Non riesci a giocarla in Commander. No, perché non ci arrivo Devi, mai a cioè, 5 è la vite. penso sia quella con la condizione più brutta per È quello il girarla. problema. Cioè, avrebbero potuto scegliere il pugnale che dici non un po' me. Però almeno quando la giri non è difficilissimo girarla, dai, se pensi a un multiplayer non è difficile, è una carta fica, appunto. Esatto. Non volevi mettere Azcanta, non volevi mettere la culla che magari era un po' più. Mettevi la bussola e il pugnale, basta. Esatto. Questa è la motivazione per me è che secondo me esteticamente richiama molto di più tutte le carte più vecchie che si giravano, perché. E quindi hanno scelto questo perché dici richiama i vampiri, richiama Innistrad, esteticamente stava bene perché togliendo i Planeswalker di Origins tutto si richiama ad Innistrad perché è Esatto, stata quella la prima, sì. però no, nemmeno nel verde nero effettivamente Il perché bonus scagliante Gorkor sì, ti blocca 7 punti di vita. è triste quello, è ancora più Sì, triste. è proprio. Non ce l'ho. Non puoi. Non puoi proprio. Poi basta, abbiamo finito in realtà. Siamo Sì, stati anche bravi. credo. Domenica forse parteciperemo a un PPTQ e dico forse perché io non ho ancora il mazzo. Sì, adesso lo Anche se io mappiamo. giocherò il Commander domenica, Eh sappi che sì, io gioco in giochiamo. Commander in un torneo standard. Esatto, l'arbitro ha dato la sua. Non è Non è ufficiale. ufficiale. Però Però sì, insomma, il discorso si era. Sì, può potrebbe funzionare. arrangiare, diciamo, senza, non se ne accorgerebbe nessuno. Nessuno. Gioco un mazzo da 100 carte. In realtà lì la mia idea era di provare a montare mono white vampiri. Perché è un white weenie, è aggro, hai vampiri, guadagni vita, fai cose, vieni. Esatto. Però non so se abbiamo tutte le carte. La cosa che mi dispiace è che se disi, ogni creatura sacrificata è un orrore per gli altri giocatori. Che bei momenti. Ma guarda, parlando di mazzi Commander, ho avuto stamattina la conferma che sono circondata da gente simpaticissima, lui è il primo, Sono perché simpatico. molto simpatico, perché sono circondata da gente che gioca mazzi a livello di Oloro, Narset, perché il buon Francesco gioca Sì. Narset, Gaddock, stamattina ho scoperto che c'è anche chi gioca quel mazzo con Sì. quel comandante, mazzi Mill. Mazzi con Baral come comandante e Che poi butta classici. persona nel bar. Dillo a chi ce l'ha. Poi mazzi con, non so, tipo
Atraxa, Meren, Kalia, Daretti, cioè, e poi mi dite perché vuoi montarti Mirrid ed Entaxis. Eh sì, grazie. Tipo Dagerson, Argus Dagerson. Arcum Dagerson. Anche lui è una persona simpatica. Breia, sì, abbiamo anche Breia in negozio, però i migliori sono Atraxa o loro. Animar, sempre della stessa persona simpatica. Banner l'ha smontato. Sì, è tenero. Ho seguito tutta la live, sì. Nessuno ti ha rubato il wifi. Staranno studiando. No, non me ne sono accorto, mi sa che oggi non ha scattato. Non lo so. Giusto, non ha fatto... Sì, Bar l'hai smontato, però l'hai giocato. Però esatto, vuol dire che lo giocavi e quindi sei una brutta persona. Giusto, cioè, anzi, una persona simpatica. Molto simpatica. Quindi sono una persona simpatica. E quindi io rimango con i miei ciccioni. Adesso monterò Mirri e la gente piangerà. Dato che non posso montare le combo, vi impedisco di fare le cose. Esatto, giusto. Mi pare giusto. Devo pensare se mettere Torporor o no. Dipende dalla lista. Lo so. Quindi preoccupatevi. Loro magari qualcuno di loro la prossima fiera indiciamo un duello commander, sì, con premi in palio. Ci starebbe, però sì, ci starebbe, più che altro il tempo che manca sempre in fiera. Eh no, magari se è una fiera che dura tanto, un giorno la dedichiamo a questa cosa qua. Allora, devo prima di dare un consulto se è più bella questa o questa come foto. Torni indietro. Io direi la prima, lei dice la prima. Sì. Ivan, sì, ci sono domani, l'ho già scritto, l'ho già confermato. Ok. Caso allora fino a di rilistare Traximundar in un tribale zombie e deproxare... No, Nekuzar no, ti prego. No, Nekuzar no. Aspetta. C'è qualcuno che gioca anche Nekuzar. Eh sì, il solito, è certo. Bene, che bello. Il solito. Sì, perché siamo resi conto che abbiamo... C'è sempre nel gruppo, no, un c'è amico a simpatico. Chi piace giocare Commander per montarsi dei mazzi cancro e a chi piace giocare Commander per divertirsi. No, domani... No, il mercoledì non... Non ci sei. No, mai. Ok. Non ce la faccio, anche perché devo andare a Nanna presto, perché il giorno dopo ho anche un corso di... Carador. Io in Alla lo volevo montare, però non trovo mai il tempo di finire la lista, sono troppe cose da fare. Che cosa simpatica. Solo 100... sì, Nekuzar è malvagio, è una brutta cosa Nekuzar. Parecchio. In realtà non so usare tanto. Beh, non è che ci sia bisogno proprio di saperlo usare benissimo, Nekuzar. Una volta che hai Emicrania e qualcos'altro che fa danno pescando, scartando e tre giramani in mano, sei a posto. Purphoros, altro mazzo sì, simpatico. Anche, sì, anche Purphoros. Purphoros è tenerissimo, una cosa sì. Che... Possiamo montarlo adesso oppure così. L'altra è più la prima è più artistica, così è più chiara. Però scatta una carta, pesca una carta, prendi altri 6 danni. Ok, facciamo giramani. Prendete, scattate 7, pescate 7. Eh sì, ma siete morti. Ok, dopo questa di... cioè questo... Esatto. Faccio ruota. Dopo questo momento molto, molto simpatico, vi salutiamo, anche perché effettivamente sì, se voglio montarlo devo pure iniziare. Esatto. E quindi... Quindi buona serata, grazie per averci seguito come al solito, grazie di aver visto le nostre cose. Ho già visione estesa, se la gente mi ha copiato Nekuzar come in ogni partita, muoio pure io. È giusto così, se si è simpatici si muore male. Esatto. Quindi grazie di tutto e ci vediamo martedì prossimo. Con delle news, speriamo. Esatto, e adesso
condivido, devo condividere l'articolo della guida dei Planeswalker di Ixalan, parte 1. Quindi adesso andate sulla pagina a leggere. Ciao! Ciao!